GF VIP 7, sondaggio televoto 37 puntata, sarebbero i meno votati. Questo lunedì 27 febbraio, su Canale 5, andrà in onda la 37 puntata del Grande Fratello VIP 7, tra i concorrenti finiti al televoto Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia risulterebbero essere i meno votati, e dunque a rischio eliminazione definitiva dal gioco, secondo un sondaggio online lanciato da Novella 2000. Al termine della 36 puntata sono finiti al televoto un totale di 7 concorrenti: Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizzon, Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Nicolin Corvaia. Per quanto riguarda gli ultimi 4 nomi menzionati, la nominazione è arrivata d'ufficio: Nicole, Nicola, Tavassi e Donna Maria nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio hanno trascorso l'intera notte nel vano e convinti di non essere inquadrati dalla telecamera hanno messo fuori uso il microfono ambientale, infrangendo il regolamento del programma. Secondo un sondaggio online effettuato da Novella 2000, Donna Maria e Murgia sarebbero a rischio eliminazione con il 6% di voti. Al contrario, Nikita sarebbe risultata la più votata con il 27% di preferenze. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, Antonella e Oriana avrebbero ricevuto rispettivamente il 21% e il 18% di preferenze, mentre i voti di Edoardo Tavassi e Nicole si aggirerebbero intorno al 12% e 10% di voti. Come detto in precedenza, si tratta solamente di un sondaggio online. Dunque, i risultati non rispecchiano il verdetto finale. Alfonso Signorini è solito chiudere il televoto in apertura di puntata o durante la diretta. Oltre al sondaggio per capire chi potrebbe essere il concorrente eliminato di questo lunedì, Novella 2000 ha lanciato anche un sondaggio online per capire chi è il preferito della settimana. In testa alla classifica dei più amati c'è Oriana Marzoli con il 36% di voti. A seguire in ordine di classifica troviamo Nikita al 23%, Antonella 8% di preferenze, Tavassi al 6%, Nicola ha ricevuto il 5% di voti. Andrea Maestrelli è stato votato dal 4% di utenti, Milena al 3%, Alberto De Pisis e Luca Onestini hanno ottenuto il 2% di voti. In fondo alla classifica dei preferiti a pari merito con l'1% di preferenze ci sono Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Sara Altobello e Gioele De Donà. Ovviamente, anche in questo caso si tratta di un sondaggio online che non rispecchia il voto reale dei telespettatori. Dal momento che alla finale del Grande Fratello VIP 7 manca sempre meno Alfonso Signorini, ha avvertito i vipponi che a breve non ci saranno più immuni, ma tutti potranno finire al televoto. Sus, 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 sus